Allora, io vorrei cominciare facendo una cosa forse un po' poco ortodossa, cioè raccontando più o meno un aneddoto, una storia personale, perché la poesia, soprattutto data in questo modo, non è una cosa astratta che richiede un'analisi in qualche modo distaccata. Io voglio fare un'analisi, diciamo, abbastanza coinvolta, perché la poesia di Martina, con una certa fatica iniziale che poi spiegherò, mi coinvolge profondamente. E in queste occasioni capita spesso di incontrare delle persone partendo dalla loro arte, magari innamorandosi della loro scrittura e poi sentendosi in qualche modo attirati verso la persona, perché quando il poeta dice io, sia usando la prima persona o magari anche no, magari camuffandola, è proprio attraverso l'arte che mette a nudo un qualcosa di profondissimo, che nella vita quotidiana è molto difficile raggiungere. E non si tratta, per quanto mi riguarda, sempre di ego strabordante, ma è semplicemente la volontà di mettersi a nudo perché qualcuno si possa riconoscere in una materia autentica e genuina che troppo spesso rimane sepolta. E questo è il caso, per esempio, di una poesia come quella di Martina, alla quale io mi sono avvicinata, lo ammetto, con una certa difficoltà. Il tipo di letteratura che cercavo era qualcosa di più simile a Alessandra Carnaroli, che avete sentito prima, e infatti lei mi ha colpito subito, poi io ho cercato di approfondirla. Invece Martina in qualche modo mi attirava, ma non riuscivo a sintonizzarmi sulla sua lunghezza d'onda. L'ho vista la prima volta in una di queste serate al Bravo Caffèra, che si esibiva insieme a Mario, e io non credo di aver colto appieno la profondità della sua poesia, però in qualche modo mi aveva come ipnotizzata, come forse è accaduto a qualcun altro stasera. E con una scusa l'ho avvicinata, dovevo chiedere una cosa a qualcuno e l'ho voluta chiedere a lei, perché in qualche modo mi sentivo, come dire, attratta da qualcosa che era lontano da me e mi era abbastanza ignoto. Poi in seguito abbiamo duettato insieme su mia proposta, quindi non è stata una cosa casuale, ed è stato lì che io credo di aver capito qual era il mio problema nel leggerla. Capivo di non cogliere appieno una cosa fondamentale. Nel leggere insieme questa poesia che si chiama Piano Marino, è una poesia molto, molto breve che lei ha dilatato in 6-7 minuti, accompagnata dalla musica e che abbiamo fatto insieme, ho cominciato nell'interpretare a cercare di soppesare le parole, assaporandole sulla lingua, vivendole. E allora ho capito qual era il problema di fondo, che Martina mi stava invitando ad affrontare il tempo in una maniera che non mi era consona. E da qui si arriva al titolo del libro, che è Estensioni del tempo. Un tempo che si estende ed è una cosa a cui noi non siamo più abituati nel bombardamento di orari, di situazioni quotidiane, nelle corse che siamo abituati tutti a fare di qua e di là, tutto sfugge. Siamo abituati a una percezione veloce e quindi io leggevo le sue poesie in maniera veloce, mi scivolavano via, non riuscivo a fermarle perché era un mio problema, non un suo. Lei mi stava invitando a sintonizzarmi su una lunghezza d'onda diversa, più naturale, come quella di un gatto. Ne abbiamo parlato prima, la figura del gatto infatti ricorre in questo libro. Il gatto è languido, si muove lento. Se ne frega se in casa c'è un gran tramestio, se i padroni, i bambini corrono qua e là, lui si ferma, contempla e probabilmente assapora, vede alcuni dettagli, percepisce alcune cose che a noi sfuggono. E quindi la mia difficoltà iniziale nell'accostarmi a Martina, nel capire tutto, dipendeva dal fatto che ero troppo abituata a questa vita veloce, frenetica, mentre lei mi stava invitando, e di questo gli sono grata, a rallentare, come se mi invitasse in una sorta di ripresa a ralenti, a guardare meglio tutto quello che mi circondava e anche tutto quello che accadeva dentro di me. Enzo Campi nella postfazione parla di tempo come di istante da dilatare e ricorda che Martina nei suoi versi dice: abbiamo da imparare che il tempo non esiste, è solo
espande. Il tempo non esiste, è una nostra percezione, siamo noi che lo cogliamo confusamente e che da sempre tentiamo di segmentarlo, dividerlo, di posizionarci, e proprio questa segmentazione ci pone un ostacolo che Martina cerca di superare, arrivando a vivere il tempo in maniera differente, espandendosi in esso, lasciandosi accadere, come lei spiega, e in questo modo il tempo assume anche i connotati dello spazio ed è una dimensione nuova in cui è difficile adattarsi all'inizio, perché dobbiamo lasciarci andare alla deriva dolcemente, come in una sorta di mare calmo dove ci sentiamo immersi nell'acqua, le onde ci cullano, ci lasciamo andare dolcemente, ma abbiamo anche il tempo di guardarci intorno, di sentire il battito del nostro cuore, di vedere il panorama con occhi nuovi, con occhi in qualche modo più calmi. È come una pratica yogica. Quando uno fa yoga deve chiudere gli occhi, ascoltare il proprio respiro, sentire le sensazioni del proprio corpo e quindi scoprirle più dense, più significanti, più nette. E Martina ha scritto una poesia che è quasi un manifesto di questo nuovo atteggiamento e che io vorrei leggere, appunto perché per me spiega l'essenza del suo modo di dilatarsi nel tempo e di vivere la realtà. E si chiama La danza. Profondo è il respiro e sempre più pesante il corpo. Nello scivolare, dondolare, oltre la sera, lieve. Partecipano gli oggetti cari e ogni luogo. Partecipano con una fretta agitata, allargandosi, che poi, lieve, sfiata, lieve, dali, disperde, partecipano alla veglia, smuovono lo spazio dentro il blu. Questa attenzione al respiro che si approfondisce, il corpo che diventa più pesante, è essenziale nella sua poesia, che non è una poesia, per quanto per certi versi possa apparire ricercata ed ermetica, non è una poesia astratta, è una poesia profondamente fisica. Infatti, come nella pratica dello yoga, per espandere la mente in modo da conquistare il tempo e lo spazio che ci circonda, si parte dal corpo. Infatti il corpo è estremamente presente nella poesia e è vivo, sembra quasi di poterlo toccare. Lei parla di capelli più volte, di un ciuffo, occhi, testa, ginocchio, schiena, piedi, mani, bocche, ciglia, corpo, volti, mani, più volte, dita, pelle, pancia, teste e cuore, che in una bellissima poesia è un organo, come lei ha dato il cuore a qualcuno che gli ha ridato il battito, quindi sembra quasi di vederlo pulsare questo cuore. Presenti più che mai sono le mani e sono gli occhi, a cui sono dedicate due bellissime poesie, tra l'altro una che sono abbastanza breve, quindi approfitterei per leggere. E non la trovo più, quella delle mani. Dentro le ore contate, dopo le ore contate, parla degli occhi e crea quasi un quadro alla Dalì. Sono tutti questi occhi come uova appese, assodate, come esche, come ami allacciati alle ginocchia. Gli occhi e le mani, che in un'altra poesia compaiono a coppetta come per raccogliere la realtà e per ricordare la prima volta in cui uno ha imparato a nuotare e poi lo raccontava, sono il confine tra il proprio corpo e l'esterno verso il quale ci si espande per percepirlo, per conquistarlo in qualche modo. E oltre alle parti del corpo ricorrono anche tutti i dettagli degli spazi. Prima gli spazi interni, la prima fase della conquista, e poi il mondo che si espande. E quindi si parla di pavimento, soprattutto di pavimento, che ricorre più volte come a rappresentare la forza di gravità che tende a metterci in contatto con la nostra radice, con la terra. Si parla di pavimento, si parla di sedie, ingressi, luci, corridoi, stanze, divano, caldaie, davanzali, scale, ascensori, parquet, specchi.
E poi la vista si allarga sempre in questa operazione di riappropriarsi di ciò che ci circonda con lentezza, come con lo sguardo di un gatto. Si parla di cortili, vie, mari, tramonto, acqua, vento, sole, brina, nebbie, albero, foglie, fiumi, sole sull'erba, montagne, fino ad arrivare ai pianeti, alle stelle, alle nuvole e alla terra. Questo libro di Martina si apre con due citazioni più che mai significative. Una citazione di Wittgenstein che dice: il bianco è anche una specie di nero. E questo si può riferire anche nel suo modo particolare di scrivere. La sua scrittura è una scrittura che lei stessa definisce come rarefatta. Il suo libro, come ha notato Loredana Magazzeni nell'introduzione, assomiglia a una partitura musicale in 10 movimenti. E se devo pensare a uno strumento per la poesia di Martina, mi viene in mente il violino. È una partitura d'archi, dove però a volte in questo linguaggio che è sostanzialmente delicato e le parole sono spesso gentili, si reggono su un impianto di rime e assonanze dove è difficile che qualcosa strida. Però qualcosa a volte stride e anche lo stridore ha un significato di cui parlerò più avanti, come se improvvisamente in questi archi sognanti che ci trasportano via si inserisse una ferita di violoncello, come una nota diversa, più aggressiva. E il bianco, di cui parla Wittgenstein, può alludere anche alle pause, perché queste parole a volte gocciolano sulla pagina, sembrano disfarsi, diventare, cadere piano piano, e anche i bianchi, che è lo spazio del respiro, e quindi di un pensiero più profondo, più intenso, hanno il loro significato. È chiaro, chiaramente questo è importante anche nella musica, negli archi in particolare, tutti i momenti di vuoto e di pieno contribuiscono a creare la poesia. E poi si passa al secondo aspetto importante, che è sintetizzato in questa citazione dalla Zimbosca: e a me è capitato di esserti accanto e davvero non vedo in questo nulla di ordinario. Perché qual è il significato più profondo di questa poesia? Abbiamo detto che si tende a vivere in maniera più rallentata, quindi più attenta a quel che ci accade intorno, e questo chiaramente ci permette di cogliere tutta una serie di particolari della nostra vita e del nostro intorno che guardavamo di sfuggita, presi nella frenesia, nella corsa che questo tempo segmentato e autoimposto ci obbliga ad accettare. Tante cose che accadono quotidianamente diventano quasi degli automatismi, si rischia di perdere il valore che hanno, e non a caso in questa poesia c'è anche molto amore, si parla spesso del cuore, dell'amore, del voler bene, che nasce appunto da una maggiore attenzione alle cose, alle persone, ai fatti minimi come gli abbracci, come gli addii, come ritrovarsi, come anche riacchiappare i ricordi che ci avvicinano. Questa attenzione ai dettagli del quotidiano che non diventano più automatici, quindi siamo costretti a vederli anche a volte da una prospettiva particolare, perché Martina sembra che abbia una telecamera appena appesa al polso che ci costringe a guardare le cose da un'angolazione diversa dal solito. Di solito tiriamo dritti e le vediamo sempre nella stessa posizione. Lei in alcune poesie offre una prospettiva del tutto differente, come il piano marino, quando parla del colletto, l'occhio che cade, il mondo per le scale, ci costringe a una visione dall'alto verso il basso. E la sua poesia non è soltanto musicale, ma anche uno sviluppo cinematografico, come nota Enzo nella postfazione, tirando in ballo Tarkovsky, che è presente tra l'altro nella poesia di Martina. Enzo dice che Tarkovsky lavorava sullo sfinimento dei dettagli proprio per poter meglio scolpire, incidere, intaccare il tempo. Entrava dentro di esso, invadeva pieghe e fenditure, creando istanti da dilatare. Con atmosfere rarefatte e rallentate, dava al tempo una sorta di spazialità. Quindi, sempre secondo Enzo, il messaggio di Martina è: penso, quindi sono esteso nel tempo e nello spazio. E proprio grazie a questo sguardo particolare, più calmo, più attento,
Martina riesce a cogliere e a farci vedere tutta una serie di dettagli che ci sfuggono.